Buonasera, sono le ore 22:04. Questo è il programma di approfondimento giornalistico settimanale di approfondimento Osservatorio Antimafia in studio Massimo Bonella, sempre in sostituzione di Antonella Intanò e Ugo Lombardi. Trasmissione che va in onda in collaborazione con Pianeta Oggi TV.net, testata giornalistica All News di Venezia. Questa che state ascoltando è Radio Saius TV, RST Saius, che la potete trovare al sito radioscience.it, radio e televisione. Dunque, questa sera parleremo più che rassegna stampa, parleremo di quattro argomenti ben distinti. Poi vediamo se c'è il tempo di fare anche la rassegna stampa. Iniziamo subito con la strage di Ustica. A seguire, ridate la scorta ad Antonio Ingroia. Poi ancora il caso Alpi, il caso appunto Ilaria Alpi e la strage di Bologna. Sono tutte informazioni, o meglio articoli, noi vedremo poi di fare un po' una sintesi, che li trovate all'interno della testata giornalistica All News di Palermo, Antimafia 2000, che risponde al sito internet antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere. È una testata diretta da Giorgio Bongiovanni. Allora, io direi di iniziare subito con la strage di Ustica. Daria Bonfetti, il nuovo governo si impegni per la verità, di Aaron Pentinari. Questo è un articolo che appunto trovate dentro Antimafia 2000. Vediamo di darne lettura. Allora, oggi è la ricorrenza del disastro del 19. Erano quasi le ore 21 del 27 giugno 1980, quando il 19 TG Itavia in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870 scomparve dagli schermi del radar del centro di controllo aereo di Roma. Il caso di quell'aereo precipitato nel Mar Tirreno in acque internazionali tra le isole di Ponza e Ustica, con ben 81 vittime, ricordiamo 77 passeggeri, tra cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio, è uno dei tanti misteri su cui non vi è ancora una verità. A 38 anni di distanza è ancora forte il grido di chi chiede di conoscerla. Daria Bonfetti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, dice con forza, nel corso del suo intervento in comune a Bologna, di credere ancora che sia possibile la piena verità sulla strage di Ustica e dare in ogni modo sostegno all'impegno della magistratura. Un appello accorato, rivolto in particolare al governo appena insediato, per operare con determinazione sia a livello internazionale per ottenere risposte adeguate alle rogatorie, sia sul piano interno per una puntuale attuazione della direttiva Renzi, che deve permettere effettivamente di rendere pubblica tutta la documentazione delle amministrazioni dello Stato sulle stragi. A questo riguardo ha tra l'altro chiesto direttamente a Matteo Piantedosi, fino a pochi giorni fa prefetto di Bologna, nuovo capo gabinetto di Salvini, di affrontare dalla sua nuova posizione la questione non irrilevante di totale mancanza di documentazione proveniente dalla prefettura di Bologna. Il susseguirsi di sentenze civili definitive, ha sottolineato Bonfietti, che facendo propria la ricostruzione sulle cause dell'evento formulata dal giudice Priore, e cioè che il 19 è stato battuto, riconoscono la colpevolezza dei ministeri dei trasporti e della difesa, il primo per non aver garantito la sicurezza del volo e il secondo per aver ostacolato in ogni modo l'accertamento della verità. Sono infatti tre le sentenze della Cassazione civile che hanno stabilito che il 19 fu abbattuto da un missile, condannando i ministeri della difesa e dei trasporti a pagare un risarcimento ai familiari delle vittime e agli eredi di Aldo Davanzali, patron dell'Itavia, per non aver garantito la sicurezza del nostro spazio aereo. L'articolo va avanti. D'altra parte c'è
una sentenza della Cassazione Penale del 2004 in cui fu assolto dall'accusa di depistaggio il vertice dell'Aeronautica del 1980, che però era stato condannato in primo grado, concludendo che le ipotesi dell'abbattimento dell'aereo ad opera di un missile o di una esplosione a bordo non hanno trovato conferma, poiché in termini di certezza nulla è emerso dalle perizie e dalle consulenze tecniche delle varie commissioni che si sono succedute nel tempo. Tuttavia, non si spiega come sia stato possibile piazzare l'eventuale ordigno. Non solo, non si tiene conto che non vi è presenza di tracce di esplosivo sull'asse della toilette, che sarebbe stata a mezzo metro di distanza dalla suddetta bomba, che fu poi ripescata integra. Tanti dunque gli interrogativi che sono rimasti aperti. Oggi si apprende che i magistrati della Procura della Repubblica di Roma, che indagano sulla strage, sarebbero pronti a partire per gli Stati Uniti, dove vorrebbero interrogare Brian Sandlin, ex membro dell'equipaggio della USS Saratoga CV-60, che la sera del 27 giugno 1980 era in servizio sul ponte della portaerei USS Saratoga CV-60 e che afferma di aver visto due F-4J Phantom della squadriglia Fighting 103 rientrare al termine di una missione di combattimento contro due MiG libici senza più l'armamento sotto le ali. Andrea Purgatori, conduttore della trasmissione Atlantide, rivela che anche un altro soggetto, un secondo membro dell'equipaggio della USS Saratoga SG, anche lui di guardia quella sera sul ponte, avrebbe confermato la stessa versione in un'intervista telefonica che verrà trasmessa questa sera. Insomma, la ricerca della verità prosegue e così come ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, la legittima aspettativa di vedere finalmente restituita la verità su questa pagina drammatica della nostra storia, frustrata da depistaggi, complotti e silenzi anche da parte di alcuni settori deviati dell'apparato statale, non può essere ulteriormente disattesa. Questo per quanto riguarda la strage di Ustica. Dunque, questo articolo da Antimafia 2000, dove si dice: il nuovo governo si impegni per la verità, cioè Dario Bonafetti, il nuovo governo si impegni per la verità. Dunque, a questo proposito, su questo articolo di Aaron Pettinari, ora voi provate a pensare, insomma, un aereo civile con persone a bordo, c'erano parecchi bambini, cioè, ecco, ha fatto questa fine, cioè, il dramma, la cosa che, insomma, queste cose che non si possono accettare, questo enorme dramma, dolore, e dopodiché anche la non collaborazione, ok, per far emergere la verità. La non collaborazione da chi? Ecco, per non far emergere la verità, i depistaggi, queste cose qua. Ma insomma, allora, certi personaggi, certe istituzioni, mi chiedo io, ma da che parte stanno? È un po' come il discorso del processo Stato-mafia, no? Quando certi elementi davano contro a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Oggi si è ripetuto, ad esempio, con Nino Di Matteo. Ecco, ma allora, questa gente qua, che insomma, sappiamo tutti chi sono, la domanda che sarebbe da fargli, no, in piazza, pubblicamente, davanti a tutta Italia: da che parte state? Ecco, questo è quanto emerge. Questa è la cosa che più dà fastidio alla fine di tutta questa cosa qua. Allora, io chiedo, perché vedo che è collegato, sebbene è in regia, chiedo all'editore di Radio Sai TV, Rosario Moreno, che cura le rassegne stampe, quindi appunto le notizie, le vede, le studia, le dà, insomma, le vive, ecco, perché anche a volte dare certe notizie si provano delle emozioni, insomma. E quindi lui che porta avanti questa linea editoriale, questa programmazione dove vengono trattati questi argomenti, vorrei sentire una sua opinione in merito. Cioè, come dico sempre, ti do carta bianca, Rosario, ecco, se vuoi intervenire per un tuo commento.
Grazie Massimo. Quando mi ha detto ti do carta bianca mi è venuta in mente una famosa battuta che poi ti dirò in privato. Il caso adesso, no. Il caso di Ustica è un caso complessissimo anche perché non è una cosa insomma, che è successa l'altro ieri o un anno fa o 2 anni fa, ma è un caso che va avanti da decenni. Sì, si può dire, perché nel 27 giugno 1980, se non ricordo male, no? Sì, Quindi sì. sono passati 38 anni. Esatto. Dopo 38 anni io leggo un articolo sul Fatto Quotidiano dove i PM dicono che sul caso Ustica aspettano il via libera degli USA per l'audizione di un ex marinaio. Brian Sedlin, che era imbarcato sulla portaerei americana, la Saratoga, no? All'epoca dell'incidente, insomma, stiamo parlando, sono passati 38 anni, quindi è anche vecchio questo, cioè vecchio, sono io vecchio, quindi. Comunque, aveva rilasciato un'intervista alla 7, dice l'articolista, no? Lo scorso dicembre, stiamo parlando, questa intervista rilasciata alla 7. E in questa intervista dichiarava di aver visto due caccia della squadriglia Fighting 103 decollare dalla portaerei per una missione di combattimento contro due MiG libici. La parola che più mi ha lasciato interdetto è: al loro rientro, però, gli aerei non avevano più gli armamenti sotto le Sì, quello abbiamo letto anche nell'articolo, ali. esatto. Nell'articolo. Allora dico io, sono 38 anni che aspettiamo. Questo Brian Sandrin, dopo 38 anni, lo andiamo ad ascoltare? Chiediamo aiuto per avere il via libera per poter avere un'audizione con questo ex militare, ormai sarà in pensione, eccetera. Questo si ricollega a un fatto molto importante, perché secondo me non cambia nulla tra un altro fatto che è capitato, la strage di Bologna, caro Massimo. Sì, mi ricordo. Perché, ecco, sulla strage di Bologna, le indagini della Procura Generale, cioè, questa è la Procura Generale che lo dice, dagli USA soldi a Gelli, che poi finanziava Cavallini. Cioè, gli investigatori hanno ricostruito come tra il 78 e l'82 l'ex maestro venerabile avesse un accesso a un conto in Svizzera alimentato da versamenti provenienti da Washington. Quindi da lì prelevava queste somme che poi girava l'ex NAR, che è rimasto l'unico imputato in quel processo della strage in cui morirono 85 persone, eccetera. Ok? Sì. Se tu guardi sotto, ci sono sempre le stesse notizie, sempre gli americani. Sì, sembra un denominator comune. Sembra. Non voglio dire, per l'amor del cielo, non siamo qui a condannare nessuno perché né io né tu, Massimo, siamo dei giudici e quindi possiamo permetterci di fare quello. Però come un qualsiasi lettore, insomma, che legge degli articoli del genere, questi sono due articoli pubblicati sullo stesso quotidiano, quindi il fattoquotidiano.it, che legge questi due articoli nella giornata di oggi, no? Perché sono usciti oggi, se non sbaglio, questi articoli. Non gli passa per la mente un dubbio del genere. Certo. Ustica è stato un fatto gravissimo. Ci sono stati tanti morti, no? Ci Sì. siamo? Perfetto. Questo di Genova, 81 persone a Ustica. 85 persone, se non sbaglio, a Bologna. Parlo di morti, non di feriti. Ok? Perché a Bologna poi c'erano anche 200 persone ferite. Sì. Allora, e io mi domando, noi come Stato, che questi sono due avvenimenti accaduti non ieri, non l'anno scorso, né 2 anni fa. Uno ha 38 anni, 27 giugno 1980. L'altro è avvenuto alla stagione di Bologna, che è il 2 agosto sempre del 1980. Vado errato, Massimo, con le date? Ah, no, ci siamo, sì. Allora stiamo parlando
Stiamo parlando 27 giugno 1980, 2 agosto 1980. Era l'epoca, diciamo, in cui si tentava di sottomettere il nostro Stato per portare al potere una dittatura. Comandata da chi? L'abbiamo visto. Chi c'è dietro questi due fatti, secondo te? Io come cittadino che cosa posso capire una cosa del genere, da ignorante? Cerco di ragionarci su. O mi sbaglio? Vabbè, certo. Però sono sicuro di una cosa, che passeranno ancora 50 anni, io non ci sarò più. Ma non è che scopriremo la verità. Ma è anche vero che prima o poi la verità emerge sempre da sotto il moggio, quindi si spera, insomma, che... Io ho voluto portarti su due fatti che sono dello stesso anno a distanza di pochi mesi. Sì, sì, no, ottima come diciamo osservazione, chiaro. E questa cosa, e tutte dietro di tutte e due ci sono azioni americane. Bologna, l'unico imputato a Bologna che è rimasto è Cavallini, sì. No, come si chiama? Sì, Cavallini, Gilberto Cavallini. Exner. E dietro c'era un conto svizzero alimentato da versamenti provenienti da Washington. Sì, sì, esatto. L'altro, due aerei che partono da la portaerei, dalla nave americana, ok, la Saratoga, che partono carichi di armi e tornano con le ali sotto le ali, non hanno più gli armamenti. Mm-hmm. E poi dietro c'è tutto il depistaggio fatto dalla grande informazione, insomma. Io dico alle persone: fatevi una ricerca, amici carissimi di Radio Science. Siamo quattro gatti, benissimo. Noi quattro gatti, vediamo un attimino cosa è capitato in quegli anni, perché quegli anni lì sono stati fondamentali, anni molto importanti per la nostra nazione. Sì. E cerchiamo di ragionarci sopra e capire noi, almeno ognuno di noi, si faccia un'idea di quello che è successo. Perché se tu parli di questi avvenimenti del 1980 a qualcuno, un giovane di oggi, dici: ma che cosa mi stai dicendo? Eppure sono fatti dove sono morte tanta gente, tante persone sono morte, e dove la verità non è ancora giunta. Non sappiamo nulla, proprio nulla sotto. Sì. Quindi due date: giugno 80, agosto 80, giusto? Eh sì, è il 2 agosto 80. Quindi. Due fatte, e poi dopo ci saranno, se andate ad approfondire, e vedrete che in quell'anno ci sono state anche altre problematiche, però insomma, questi due fatti eclatanti dove morirono tante persone. Sì, ha lasciato il segno almeno nelle persone che come me erano già adulti a quell'epoca, nell'80. Sì, certo. Sì, beh, io andavo a scuola, credo che sto per finire le scuole elementari o la prima media, non ricordo bene, e sta di fatto che ricordo che ero, non so per quale, anzi ero sintonizzato perché alla mattina di solito non c'erano i programmi, c'era il monoscopio, e accendendo la televisione, non ricordo per quale motivo, sentivo che il monoscopio della RAI, no? Era musicale, di solito era solo quello di Capodistria che diciamo c'era la musica, di Radio Capodistria, quindi non era la novità, però sentire il monoscopio della RAI con la musica era una novità, perché mi chiedevo: ma che cosa trasmetteranno adesso? Ma che strano, ho detto, ma aspettiamo. E dopo una lunga pausa, quando c'era l'attesa che si inquadravano, diciamo, quella specie di rete avvolta, no? E
che è rimasta per parecchi minuti, mi ricordo, trovo strano questa cosa, ma come mai non inizia? Ormai dovrebbe essere imminente, no? Perché di solito dopo un paio di minuti iniziano i programmi veri e propri, no? E allora mi incuriosì il fatto e sono rimasto sintonizzato che alla fine sì, è iniziato il programma, era un'edizione straordinaria del telegiornale, e dove appunto si era annunciato questa grande esplosione presso la stazione di Bologna, e poi via via emergevano sempre di più notizie più chiare, più certe, per arrivare poi appunto a 85 persone morte e 200 feriti. Il dramma poi, quando hanno fatto vedere che potevano per me anche risparmiarsi di andare lì con le telecamere, quando c'era il riconoscimento, no? Ah sì, Ecco, lì ricordo. con una giornalista che io l'avrei presa veramente a spintoni, cioè che andava lì a cercare di intervistare i parenti delle vittime in pieni di dolore incommensurabile. Ma dico, ma che quello è giornalismo da fare? Ecco, io ricordo questa cosa che mi ha veramente colpito in una maniera proprio, proprio disprezzato quella cosa, quelle scene le avevo disprezzate assolutamente. Cioè, bisognava, capivo già, malgrado l'età, che ripeto, facevo l'elementare, dicevo, ma perché non lascia stare in pace quelle povere persone che sono così affrante dal dolore? Le vai a intervistare, insomma, non ho capito. Comunque, a parte questa parentesi che ora mi è venuta in mente, l'ho detta, però ecco, voglio dire, ricordo quella mattina terribile, assolutamente. Sono morte 85 persone innocenti, ancora non sappiamo i mandanti chi sono. C'è Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, che lui sta lavorando per cercare di far chiarezza, di portare alla luce un po' di verità. Io ricordo l'intervistare al Primo Binario nel 2004, per conto di Telidea di Chianciano, e mi ero ripromesso poi di ritornare su questa cosa. Anzi, a tale proposito potrei anche dirti in diretta, ecco Rosario, potremmo magari quest'anno andare, durante la cerimonia, andare lì a Bologna proprio per la realizzazione del settimanale Pineta Oggi Report, quello che va anche sul digitale terrestre. Ecco, potrebbe essere, insomma, Sì, sicuro. e così anche sentire i parenti, cioè la presidente dei parenti delle vittime, la presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime di Ustica, ad esempio. L'ho vista prima intervistata in diretta, credo che hanno in diretta su Rai News 24. Ecco, perché queste persone hanno tanto da dire, e noi abbiamo l'obbligo, proprio perché siamo operatori dell'informazione, di dargli spazio, ma parecchio No, no, spazio. no, sono pienamente d'accordo con te, Massimo. Eh sì, no. Io volevo approfondire un attimino un discorso proprio quando stiamo parlando degli anni Ottanta Sì, ecco, continuiamo pure su questo. su questo aspetto, perché è importante questo. Perché basterebbe farsi, quando io dicevo prima ai nostri amici, cercate le notizie perché ci sono, no? La rete è libera. Si possono scrivere tante stupidaggini, ma tante verità potete trovare nella rete. Se voi andate soltanto su Wikipedia, che non è infallibile come questa enciclopedia Wikipedia, e mettete anno 1980, vi troverete che in quell'anno sono successe delle cose che sono, insomma, oltre a questi due fatti, no? Sono successe delle cose che hanno colpito molto l'opinione pubblica dell'epoca. Stiamo parlando dell'uccisione per mafia del presidente democristiano della regione siciliana Piersanti Mattarella. Perché fu ucciso? Perché stava tentando di costruire appunto una giunta con la partecipazione del PC. Ci risiamo, vedi, quando si va a toccare di là. Per esempio, nella politica internazionale, Jimmy Carter annunciò il boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Stiamo parlando questo a gennaio. Io non vi dico le date, mi interessa sapere i fatti. Per esempio, viene ucciso a Roma Vittorio Bachelet, che era il vicepresidente del CSM, un docente universitario, fu assassinato dalle Brigate Rosse. Sì.
Bachelet, sì. Poi dopo ci furono i brigatisti Peici e Rock che furono arrestati. Comunque, cioè, si va avanti con altre notizie. Per esempio, ci fu lo scandalo, esplose lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio. Ah sì, è vero. Per esempio, qualche altra, ecco, un altro avvenimento che un comando terroristico uccide il giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Quindi con questo, ecco, Io lo detto. dico, no, dico queste cose, sto dicendo lentamente, perché è molto importante che le persone vadano, hai capito, a informarsi, insomma, cerchino le notizie. Noi gli diamo lo spunto. Ma tu sai benissimo, mi batto proprio su queste cose. Noi diamo lo spunto, però voi cercate perché qualcosa, cioè, dovete fare un'idea vostra, cioè, da liberi cittadini, se veramente siamo liberi, noi dobbiamo cercarci le notizie e ragionarci sopra. Non dobbiamo partire e ragionare con la pancia, come ha fatto quel sindaco, di Domodossola. Sai che cosa è successo, no, a Domodossola? Per i vaccini. Cioè, Sì. il sindaco di Domodossola ha chiesto stanze separate per vaccinare i bambini, i bimbi migranti, cioè i bambini dai migranti, perché dicono che portano malattie. Può essere vero, ma questo lo devono decidere i medici, non Sì, un beh. sindaco. Vabbè, certo, è un discorso sanitario No, non per, politico. è importante, però c'è. Cioè, io molte volte non riesco a spiegare, non sono un oratore, Massimo, lo sai benissimo, io sono una persona normalissima, insomma anche un po' schivo molte volte, anche se intervengo in trasmissione, eccetera, però perché delle volte penso che non riesco a spiegarmi, a farmi capire bene. Che colpa mia questa, è una mia debolezza, ok? No, ma il discorso è chiaro, cioè tutti questi episodi sono stati per, vuoi dire, destabilizzare il paese. Ma sono episodi, cioè, non possono essere episodi, dobbiamo collegarli perché è come quando tu unisci dei punti, no? Sì, esatto. E formi una figura. Ok? Sai quel gioco che di volte ci sta su quei settimanali che tu devi unire i puntini e poi ti esce fuori? Questi unisci dei punti e poi ti esce, ti può uscire nella tua mente, la mente di ognuno di noi, gli esce la figura per capire che cosa stava succedendo. Per esempio. Anche i fatti di mafia come che Pagani, insomma, che viene assassinato in una guardia di camorra su ordine di Raffaele Cutolo, il sindaco di Pagani era Marcello Torre, lui fu assassinato, no? A Pagani, sul Sì. paese. Cioè, sono fatti che ognuno di noi dovrebbe scoprirli, anche per farsi una cultura personale e poi dire, pensare, ragionare che cosa è passata la nostra nazione. Perché oggi parlano di tante cose, ma parlano molte volte, io se li sento parlare parlano del vuoto, del nulla. E questo mi rattrista molto, sta cosa. Allora, pensate bene, noi a Radio Science, io, Massimo, i nostri ospiti, diamo gli spunti e ragioniamo su alcune cose. Quando vi diamo questi spunti, cercate le notizie, approfonditele. E così nella vostra testa avete la vostra idea. Non la mia, quella di Massimo, di qualcun altro, la vostra. E non ragionate con la pancia, ragionate con la testa. Il vostro Sì. neurone deve girare. Sì, è proprio questo che dovrebbero Scusa fare tutti Massimo, ma meglio. mi lascio prendere questa perché sai, io sull'informazione ci tengo moltissimo, cioè non ci te tengo moltissimo all'informazione, che spero che sia un'informazione corretta. E non buttata lì, a casa. Perfetto, No, certo. Massimo. Volevi dire qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa? No, potremmo anche chiudere qui, nel senso che abbiamo fatto un po' una riflessione su queste stragi, abbiamo parlato di Bologna, abbiamo ecco, Ustica e tanti altri riferimenti, insomma, abbiamo fatto un po', come dire, una specie di check-up, no, della situazione. Certo.
Ecco, aggiungo solo qui sempre da Antimafia 2000, nel caso Alpi, il GIP no archiviazione, proseguire le indagini, concessi altri 180 giorni per nuovi accertamenti. Il GIP di Roma, Andrea Fanelli, ha rigettato la richiesta di archiviazione delle indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo di 24 anni fa a Mogadiscio, decisione che arriva a pochi giorni dalla morte della madre di Ilaria Luciana, che ha tanto lottato per rendere giustizia a sua figlia. Dunque, il giudice delle indagini preliminari ha disposto 180 giorni per proseguire gli accertamenti. Ecco, speriamo veramente che si possa arrivare ad una conclusione, insomma, a capire cosa è successo, ma anche questo caso è uno dei tanti, no, misteri come quelli che abbiamo menzionato prima, non è vero, Rosario? Sì, sono misteri della nostra Repubblica, della nostra nazione. Comunque, io, non lo so, io spero che si arrivi. Sai, molte volte avevo perso la fiducia anche sul processo Stato-mafia, però qualcosa si è raggiunto lì. Quindi anche in questo caso, anche se sono passati tanti anni, chissà, speriamo con queste indagini, questi processi, Ustica, la strage di Bologna, Ilaria Alpi, eccetera, si arrivi a qualche conclusione. Si arriva ai colpevoli, ai mandanti o a condannare, ma almeno a capire la verità di quello che è successo. Non ci dimentichiamo anche il caso Regeni, un caso abbastanza recente, no? E Questo è un anche caso lì che c'è. si sta cercando di capire qualche cosa. Quindi, però, informiamoci, insomma, teniamoci sempre informati. E io dico sempre antimafia2000.com, la rivista. È una rivista, una bellissima rivista, ma la leggo tutti i giorni, quindi non è per fare pubblicità antimafia 2000, non ha bisogno di saiusi in questo momento. Però è una notizia dove scrivono delle persone veramente in gamba e dove leggi qualche cosa di interessante. Quindi andatevi a vedere qualche stupidaggine in giro, però leggete anche qualcosa di interessante, almeno da farvi conoscere quello che accade nel paese dove abitate. Sì, esattamente. Sì, penso sia l'unica in Italia che parli in maniera così approfondita di un problema che tutto il mondo ne parla, no? Nei nostri confronti. E noi che lo viviamo, i telegiornali molto spesso queste notizie le mettono in quinto piano, in quarto piano, non certo in primo piano, o non ne parlano nemmeno. Ecco, a proposito di Antimafia 2000, c'è poi un altro articolo dove praticamente nella sezione di La Tua c'è questo articolo, più che articolo è un invito a firmare la petizione. Dunque, ridate la scorta ad Antonio Ingroia. Quindi c'è questa petizione da firmare da change.org, dunque al signor Presidente della Repubblica, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato. Leggiamo brevemente la decisione del Ministro Minniti di togliere la scorta ad Antonio Ingroia dopo 27 anni, a 2 settimane dalle sentenze di condanna al processo sulla trattativa Stato-mafia, di cui è considerato il padre, è inammissibile per gravità, per infondatezza e tempistica. Ecco, ricordiamo che proprio Antonio Ingroia è stato lui che ha dato il via al processo Stato-mafia. E quindi oggi a voler togliere la scorta è veramente grave, anche perché sappiamo che Cosa Nostra poi si vendica sempre, quindi potrebbe essere anche in pericolo Antonio Ingroia. E se succede qualcosa, sappiamo di chi è la colpa a questo punto, ma comunque non No, deve ecco, succedere niente, ovviamente non il deve problema è succedere questo. niente. Il problema è questo, che diciamo sempre, come quando diciamo sempre nelle cose, manifestazioni, no? Noi non dobbiamo commemorare questi personaggi, noi dobbiamo mantenerli in vita, no? Come Ma se dire di noi. infatti. Cioè, quindi per questo togliergli la scorta può essere che possa succedergli qualcosa di male. Spero di no, mi auguro tantissimo di no, No, però. per carità, anche perché io credo che ormai i venti Però cominciano a cambiare. dico, se gli è stata data una scorta, se lui ha iniziato un processo del genere, non credo che sia visto bene, insomma, da parte della mafia, insomma, no. Ma Sì. neanche da parte di alcuni elementi dello Stato.
Ecco, qua, infatti, una storia da magistrato antimafia a Marsala con Borsellino e PM poi a Palermo, oltre 35 anni in prima linea, istruendo processi con condanne importanti di boss mafiosi e di uomini dello Stato collusi in groia e in pericolo perché Cosa Nostra non revoca le sue condanne a morte, ha denunciato Nino Di Matteo. Ecco, stavo proseguendo infatti con l'articolo che c'è su Antimafia 2000, un po' quello che abbiamo detto anche noi, no? E quindi sottolineiamo questo concetto. Quindi se uno prende e gli toglie la scorta, si prende tutte le responsabilità gravissime di quello che ha fatto. Allora, l'avvocato in groia è ad alto rischio, difensore di parte civile della famiglia Manca e dei familiari dei carabinieri Fava e Garofalo, uccisi dalla mafia nel 1994, entrambi apparentati con il processo sulla trattativa. Nel 2009 il boss latitante Domenico Racuglia fu arrestato vicino la sua casa a Calafimi, scusa, vicino, perché mi si muove il mon allora, a località, oh, non si riesce a pronunciare, in località Calatafimi, mentre stava preparando un attentato. La riprendiamo questa riga che l'ho pronunciata male. Allora, nel 2009 il boss latitante Domenico Racuglia fu arrestato vicino la sua casa a Calatafimi, mentre stava preparando un attentato. Nel 2011 Marco Morino riferì al procuratore aggiunto di Reggio Calabria che Cosa Nostra e 'Ndrangheta avevano già pronti 20 kg di tritolo per farlo saltare in aria. Ha difeso collaboratori di giustizia come Armando Palmeri, un altro collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico. Nel 2015 riferì con dovizia di particolari su specifici progetti omicidiari verso Ingroia e Di Matteo. Totorina definiva Ingroia il re dei cornuti. L'improvvisa rimozione di ogni protezione che dopo la sentenza di aprile avrebbe dovuto essere rafforzata sarebbe interpretata dai boss mafiosi che Ingroia ha contrastato per 25 anni come un segnale di abbandono da parte dello Stato, e cioè l'isolamento. Poi qui facciamo un discorso, Rosario. Trattasi di soggetti spietati quali Matteo Messina Denaro, Leluca Bagarella e i capi dell''Ndrangheta. Ci batteremo finché non saranno ripristinati idonei dispositivi di protezione per Antonio Ingroia ad alto rischio attentati. Consegneremo la presente petizione a tutti i prefetti e organizzeremo presidi con scorte civiche ad Antonio Ingroia in ogni provincia d'Italia. Ridate la scorta ad Antonio Ingroia, punti esclamativi. Ecco, quindi così finirà così finiva l'articolo. Ecco, volevo ritornare sul punto lì, no? Cioè, praticamente, no? Cosa succede? Che si dà come un segnale. Lo Stato dà un segnale alla mafia, o meglio, quei pezzi di Stato deviati, chiamiamoli adesso per suo vero nome e cognome, caspita, e dei segnali alla mafia di dire: bah, a noi non ci interessa, è vostro, fate, cioè, è come per noi è isolato, cioè non ci interessa più. E quindi vedi che questi magistrati vengono messi all'angolo, vengono isolati e quindi, come dire, preda, no, per il mostro mafia. Rosario. Massimo, mostro mafia, ci torniamo sempre sopra su queste cose. Purtroppo il discorso è che io penso sempre che la mafia sia sempre servita a qualsiasi Stato. È servita anche, almeno da quello che si legge nella storia, nello sbarco degli americani in Sicilia, no? O mi sbaglio? Addirittura Sì. dire che ci sia stato. Quindi, diciamo che ognuno c'è delle parti, no? Tra parti di Stato e parti della mafia, eccetera, ci sia stato un aiuto ogni tanto. È stato d'aiuto anche durante la guerra, quindi se no dicono che non sbarcavano gli americani in Sicilia, meno quello che ho sempre sentito dire nella nostra storia. Io il presupposto, cioè quello che dico io, no? È questo, che o si fa una vera politica per combattere
ma con i fatti, no? La delinquenza in cenere oltre alla mafia, perché oggi in Italia stanno arrivando anche mafie di altri stati, no? Con tutto questo girovagare di immigrati, perché non è che arrivano sempre persone, no? Che siano per bene, però la maggior parte lo sono perché scappano da guerra, l'abbiamo sempre detto e lo ribadiamo, è gente che ha bisogno di essere aiutata. Sì. Io però non ho mai visto, almeno mai letto, perché non è che non sono lì al Viminale oppure al governo, insomma è stato al governo, quindi fare una guerra approfondita contro la mafia o contro qualsiasi tipo di criminalità vera, fatta bene, come si deve. Perché tutte le volte che qualche giudice ci ha provato, ci ha rimesso le penne. Sì, perché poi succede questo, no? Cioè, appunto, vengono isolati anche dalla stampa, non se ne parla mai. Quante volte si è parlato, ad esempio, del processo Stato-mafia nei canali principali? Ma io non lo so, di tutto si è parlato, delle cose più, anche più puerili, va bene? Perché di tutti i colori, pettegolezzi, gossip, eccetera. Ma di un problema così grosso, che bello è che poi che tutto il mondo ne parla, d'accordo? Perché ci Certo. vedono. Perché ci vedono con un grosso problema qui dentro all'Italia e noi invece non ne parliamo mai. Ecco, questo vuol dire anche questo vuol dire dal punto di vista mediatico, giornalistico, di tenere, diciamo così, di isolare questi poveri personaggi che sono uomini importanti, uomini di Stato che difendono l'Italia e sono in prima linea. Ma scherziamo. Cioè, vorrei che agli ascoltatori fosse chiaro questo concetto, perché è fondamentale, cioè, quando si parla di magistrati isolati, cosa vuol dire? Vuol dire quello che abbiamo appena spiegato. C'era infatti una frase qui che volevo vedere se di riprenderla, no? Ecco, ad esempio, eccola qui, l'improvvisa rimozione di ogni protezione che dopo la sentenza di aprile avrebbe dovuto essere rafforzata, sarebbe interpretata dai boss mafiosi che Ingroia ha contrastato per 25 anni come un segnale di abbandono da parte dello Stato. E quindi, come dire, è preda per loro, per i boss mafiosi. Insomma, questo, quindi cosa vuol dire, se tanto mi dà tanto? Che il personaggio Antonio Ingroia viene come abbandonato, no, dallo Stato, lasciato lì isolato e quindi a rischio. Guardate che se succede qualcosa a questa persona, ma qui sappiamo benissimo poi chi avrà parecchie responsabilità e dovrà rispondere. Ma speriamo di no, perché i tempi, è anche vero, sono un po' cambiati, no? Adesso cerco di fare emergere una nota di ottimismo, perché altrimenti potremmo anche chiudere le trasmissioni, perché di fronte a No, certi ma scenari per l'amor del ti cielo. fa veramente, ecco, ma io spero che i tempi siano anche cambiati, che in questo momento non sempre vince la parte negativa, a volte anche l'altra parte no, è come una ruota che gira, poi tocca anche alla parte positiva vincere, no? E averla di santa ragione contro il male. Mo vediamo come andrà a finire questa storia. Certo che con questo processo ne abbiamo visti di tutti i colori, comunque è emerso il fatto che uno Stato o alcuni pezzi comunque di Stato deviati hanno trattato con Cosa Nostra. Se non è grave questo, allora cioè io veramente. Qui i giornali avrebbero dovuto andare avanti, non so, Ma mesi a vedi, parlare. Massimo, purtroppo la gente dopo, quando più gli parli di queste cose, eccetera, la gente dopo si assenta, cioè come si allontana dal problema. Il fatto è questo, che gli italiani sono stati abituati ad altre cose, ad altri tipi di informazioni. E quindi quando tu gli dai un'informazione, Lombardi continua a dargli quell'informazione costante, che può essere giusta, molte volte si va a nascondere. Cioè, Massimo, io prendo sempre ad esempio le elezioni, quando ci sono le elezioni. Basta che si parli di qualche cosa che colpisce la pancia della persona, perché fin quando non tocca a te, il fatto non ti interessa.
non sei interessata alla cosa, no? Hai capito? Sulla mafia. Per quanti Sì. anni ci hanno sempre detto la mafia è solo al sud, la delinquenza è solo al sud, la mafia è solo in Sicilia, 'ndrangheta solo in Calabria, eccetera, eccetera, no? Poi abbiamo scoperto con gli anni, così per caso, che la mafia si era è andata in tutta Italia, no? Eh Nei sì. Eh grossi centri dove c'è l'industria forte anche. certo. Si è scoperto questo poi alla fine, si è venuto fuori, però per quanti anni ci hanno sempre tenuto nascosto questi fatti? Perché non mi vengono a raccontare la storia dell'orso che nessuno sapeva niente. Io non ci credo a questo. Facciamo un esempio, no? Sì. L'ultima battaglia che hanno fatto e dove ci sono state le elezioni sugli immigrati, no? Dove tutti basta sbarchi, ne abbiamo troppi, ne abbiamo avuto troppi, eccetera. È vero che ne abbiamo avuto troppi di immigrati, negli anni passati però, non quest'anno. Però con gli anni sono diminuiti gli sbarchi, gli arrivi in Italia. Ma questo nessuno ce l'ha mai detto, cioè ha approfondito questo discorso. Si è parlato solo di spot, si faceva un discorso a spot, no? Quando scrivi tu 3 righe e basta. Per esempio, da una fonte che veniva, io mi ero messo un po' a guardare perché leggendo la tribuna di Treviso di qualche giorno fa, di domenica, mi ero messo a guardare, insomma, il fatto che c'è stata diatriba tra Minniti e, cioè, contro il governo, eccetera, eccetera, no? Con gli sbarchi. E guardavo una fonte che è la fonte del Viminale, quindi dovrebbe essere una fonte attendibile, dove una certa politica, sbagliata che era, che poteva essere, eccetera, bene o male l'ha fatto calare i migranti. Ce ne parliamo che nel 2016 erano sbarcati in Italia 181.433 persone, nel 2017 erano scese a 100.304 di sbarchi. Ok? Nei primi mesi di quest'anno si parla, non so se sono perché li suddivide in totali si parla di 16.316, cioè dal gennaio fino al 22 giugno di quest'anno. 16.316, di cui 11.000 rotti vengono dalla Libia. Nell'anno precedente, 2000, c'erano stati 100.000 di questi sbarchi. Qualcosa è stato fatto, poca cosa. La maggior parte è far arricchire qualcuno, forse. Perché pochi giorni fa era uscita la notizia anche di un centro di accoglienza dove spendevano per dare da mangiare a questi immigrati 1 euro e qualche cosa, quasi 2 euro al giorno, per pranzo, cena e colazione. Però ne riceve dallo Stato oltre 30 euro. Questo è un articolo che ho letto ieri o l'altro ieri. Sì. Quindi, noi siamo abituati che dietro a ogni cosa dobbiamo c'è qualcuno che si deve farci la cresta, come si dice, no? Sì, di fatto. Per questo. È che è la stessa cosa con la mafia. La mafia si parla da 50 anni, eccetera. La mafia c'era nel 1940, quando alla fine della guerra, che ha iniziato a fare lo sbarco, no? La mafia c'era anche prima e continua ad esserci. Possibile Sì. che dall'Unità d'Italia oggi non si riesce a debellare la delinquenza? Sì, molto probabilmente perché di solito un'automobile quando non è alimentata si ferma, no? E quindi poi si demolisce da sé dopo un certo numero di anni. E probabilmente questi qua sono alimentati da qualcosa. Sì, ma cioè, secondo me la collusione, ha ragione Di Matteo, c'è la collusione tra Stato e mafia che c'è ed è stata dimostrata almeno in prima battuta con una Sì, condanna, perché lungo grado, sì. non è uno Stato, non è delinquente,
sono gli elementi, alcuni elementi di quello Stato che sono delinquenti, possono esserlo, non è che lo sono, perché non si sa. Noi siamo garantisti e fino al terzo grado di giudizio per noi sono tutti innocenti. Sì, certo. Da qui non si scappa. Però non venite mai a raccontare la storia dell'orso. Siamo soggetti a tutto e ogni cosa che ci capita la portiamo avanti per anni. Come prima parlavamo il caso di Ustica, il caso della strage di Bologna, che sono passati 38 anni. Possibile che non si riesce a fare un'indagine sui grandi avvenimenti? Io dico che non forse non ce la mettiamo tutta. Allora noi votiamo quello che ci dice, io caccerò quello perché mi dà fastidio quello, allora viene a me e mi dice guarda se io ti caccio quello tu mi dai il voto, cioè. No. Si è fatta una propaganda sugli immigrati, la stessa cosa, però quanto in questa propaganda che è stata fatta per le elezioni, le politiche parlo io, quanto si è parlato di mafia, di lotta alla mafia? Che, allora, questo governo che c'è oggi è un governo che sarebbe la terza repubblica, no? Non mi sbaglio. Ma di quanto si è parlato della lotta alla mafia? Qualcuno me lo venga a dire, perché forse sono stupido io che non so leggere. No, il fatto è che c'è un articolo, infatti, sempre su Antimafia 2000, dal titolo Il ministro del governo del non cambiamento e dei mafiosi del 41 bis. Ora adesso a leggerlo tutto è lungo, volevo trovare magari il punto chiave, ma non è facile. Adesso è una cosa che non era prevista, ma mi hai fatto venire in mente, volevo cogliere un attimo la palla al balzo. Vediamo, dunque. Bisogna fare una sintesi, ma adesso non c'è il momento. È un articolo scritto proprio dal direttore di Antimafia 2000, da Giorgio Bongiovanni. È molto interessante, come io ve lo segnalo, l'ho trovato nella home page, il ministro del governo del non cambiamento dei mafiosi del 41 bis, andate in cerca, lo trovate subito nella home page di antimafia2000.com, leggetelo perché merita, un po' va a prendere il discorso, a collegarsi con il discorso di Rosario, no? Volevo vedere se trovo quella frase chiave. Perché c'è un segnale dove praticamente fa capire che insomma non si fa niente, ecco, contro la mafia, o forse magari si va a altre trattative. No, ma ti fermo Massimo, perché forse ci hanno sentito parlare, no? Perché da poche ore addirittura il ministro Bonafede ha detto al CSM, il ministro Bonafede ha già detto la lotta alla mafia e alla corruzione è una priorità assoluta. Meno male che va. Quindi è una priorità del governo. Ci crediamo? Io voglio crederci. È un governo che è lì, è stato eletto dalla gente, quindi io voglio crederci. Però andatevi a leggere anche un articolo interessante su Antimafia 2000, è quello lì che vi ha proposto Massimo prima, sul fatto che si insedia il governo Conte e che sarà della lotta alla mafia. C'è stato un articolo interessante che è stato pubblicato il 2 giugno, se non sbaglio, Massimo. Non lo so, dunque, sto qua che sto scrutando attentamente per poter fare i collegamenti. No, è scritto da Giorgio Bongiovanni, che è un articolo che ho letto, mi era venuto in mente quando dice che si insedia il governo Conte, cosa sarà della lotta alla mafia, si pone, no, il titolo. Così che dice, dopo numerose rocambolesche vicissitudini di tutta l'italiana, rinunce improvvise e repentini cambi di marcia,
ecco che si è insediato il nuovo governo sotto il nome del rispettabilissimo, fino a prova contraria, professor Giuseppe Conte. Un governo dove nuovi sono in massima parte anche i nomi dei ministri, e nuova, se non inedita, la coalizione dalla quale è scaturita. Ma al cambiare delle alleanze e dei nomi di coloro che occupano le cariche istituzionali più forti, non cambiano e non devono, a nostro parere, cambiare le priorità che il governo del momento deve affrontare in maniera continuativa e programmata. La lotta alla mafia, sia chiaro, dice, non ha colore politico e come tale deve restare al centro dell'agenda di qualsiasi governo, anche del più bizzarro, perché figlio di un movimento, il Movimento 5 Stelle, e di un partito, la Lega, quanto mai ideologicamente distanti. Questo è molto importante. È un articolo che io suggerisco di leggere, di Giorgio Bongiovanni, su Antimafia 2000. E poi è stato pubblicato il 2 giugno, quindi andate su antimafia2000.com e andate nelle rubriche e ve lo andate a leggere, perché secondo me merita veramente. Allora, nell'altro, ecco, quindi vediamo il collegamento. Nell'altro articolo, il ministro del governo del non cambiamento dei mafiosi del 41 bis, praticamente c'è la possibilità di nominare, però non è stato fatto, cioè non è stato nominato al DAP il PM Di Matteo. Allora, cosa viene dimostrato qui, no? Di aver accettato di fatto le richieste dei mafiosi al 41 bis, perché ci sono state delle richieste, delle proteste, eccetera, eccetera, no? E quindi questo non solo appare come un mancato segnale, ma addirittura rischia di dare un segnale buono, ma addirittura rischia di dare atto che una parte dello Stato di questo governo abbia colto il messaggio, dando così il via ad una nuova trattativa Stato-mafia. Se il buon governo del cambiamento si vede dal mattino, questa sarebbe la risposta più grave. Come inizio non c'è male. Ecco, poi qui ripeto ai nostri ascoltatori, perché a leggere tutto l'articolo, cioè, si va un po' per le lunghe, no? Ma ve lo potete leggere voi, il titolo lo trovate in home page di antimafia2000.com, il titolo è "Il ministro del governo del non cambiamento e i mafiosi del 41 bis" di Giorgio Bongiovanni. Mi è spiegato molto bene, e poi alla fine c'è una conclusione che fa capire se effettivamente, insomma, si fa o meno qualcosa contro la mafia da parte di questo governo. Mi sembra che... Me lo auguro, Massimo. Siamo qui, io ho 64 anni, cavolo, ma ho sempre sentito parlare di mafia. Dico, dal momento in cui ho cominciato a capire. Cioè, continuiamo a parlare di queste cose, cioè, è lì che per me è grave, capito? Cioè, allora è come se un medico deve curare un paziente e ci mette 30-40 anni per curarlo, oppure per 30, oddio, con la sanità che abbiamo oggi, però. Allora, per dire, con le Brigate Rosse hanno fatto presto, lì c'è stato collaborazioni varie, eccetera, e via. E in questo caso non si riesce. Come mai? Cioè, effettivamente, vuol dire che c'è un tubo che va a alimentare, no? A Palermo, qualcosa, un tubo potrebbe da vedere da dove proviene. E da lì, appunto, voglio dire, ecco, se si trancia quel tubo e lo accechiamo, come si suol dire, voglio vedere che cosa fanno i quattro sporacchi in fondo, insomma, alla fin fine. Cioè, è qua tutto il punto. Sì, mi piacerebbe dire mi metto alla finestra e aspetto e guardo cosa fanno. Ma no, non possiamo fare questo, perché ognuno di noi, soprattutto chi ascolta Radio Science, ognuno di noi deve essere un cittadino attivo e partecipe della nostra storia. Eh sì, beh, un esempio lo stanno dando i ragazzi della scorta civica a Palermo, che io ho avuto il piacere di conoscerli, qualcuno, quando sono andato giù nel maggio scorso. E questo è un esempio proprio di cittadinanza attiva. Ecco, cittadinanza attiva è questo. Quindi non diventate dei passivi guardando e ascoltando un solo TG, oppure non informandovi, oppure vi interessa delle cose più... Ci sono cose più terra-terra, ludiche, cioè, potete divertirvi, ma informatevi anche su questa storia,
perché questa è la storia della nostra nazione. Eh sì. Cioè dove abitiamo. Che badate, è una nazione stupenda perché ha tutto, ci dà tutto. Potremmo avere anche tanto lavoro, se non altro solo col turismo, per la posizione geografica che ha l'Italia. E se le cose vanno male così è perché la cosa è voluta, credetemi. Io parto dal presupposto, non mettiamoci alla finestra e non aspettiamo che gli altri, che le cose ci cadano addosso, diventiamo attivi. Certo. E andate a firmare la petizione su change.org, se non sbaglio, no? Io l'ho già firmata, sì, quella lì. Sì, esatto, io ho ancora a farlo adesso, appena finisce la trasmissione, anzi preparo già la pagina, perché mai poi mi dimentico fra tutte le dirette. Andatela a firmare perché è importante. Questa è anche la partecipazione attiva. Eh sì. Firmare una petizione vuol dire che ci sei. Parlando al condominio di Radio Saiuz in questo momento, Gramassi, o no? Sì. Guarda, perché è un condominio il nostro, no? Sì, beh, ecco, perché c'è tutta una serie di emittenti web a taglio locale che ripetono queste promozioni praticamente. E quindi mi raccomando, ed esprimete i vostri pensieri, anche se perché possiamo anche sbagliare, però. Informatevi e poi dopo cercate di capire quello che sta capitando nel nostro paese, perché lì il chiodo da battere. Non ci fermiamo solo ai migranti, perché ci sono tante cose che non vanno in Italia. Sì. Certo. Allora, sono le 23.06, abbiamo anche sforato, vabbè, ma sai, quando si parlano di certi argomenti si cerca di capire anche, no? Un po' come dice... E di farsi capire. Io... Certo, assolutamente. Comunque, insomma, ci siamo con l'orario, dai, abbiamo recuperato un po' alcuni minuti persi alle 22, un po' come dice anche... il collega di Rai 3, no? Maurizio Mannoni, che dice beh, insomma, abbiamo un po' sforato, ma siamo partiti un po' in ritardo, insomma, allora va bene, insomma, che a volte viene da ridere perché gli danno la linea leggermente in ritardo, no? Già quella trasmissione, che è anche interessante, la mandano in onda così tardi, in quarta serata, potremmo dire a mezzanotte, non so perché non può partire alle, non so, le 22. Una nuova serata, una volta si diceva terza serata, eravamo fermati a seconda, terza, quarta, quinta, eccetera. Vabbè, sì. Comunque va. No, una volta mi ricordo era. Perché sai, chi ti trovi sveglio a quell'ora? Sì, no, ma è un peccato, perché è una trasmissione che intanto ha diversi ospiti, c'è una bella rassegna stampa, c'è insomma un conduttore che è un volto noto, familiare di Rai 3, del TG3, insomma è anche gradevole seguire rispetto ad altri contenitori dell'informazione su altre reti, no? Anche reti più importanti. Io onestamente, ecco, preferirei quello, ed è un peccato che lo mandino in onda così tardi, cioè non ho mai capito perché di questa cosa. Ad ogni modo, cosa volevo dire? Sì, ti parlai prima, seconda, terza serata. Penso, io mi ricordo quando c'era la prima serata alle 20, e, allora prima era alle 20:40, poi hanno messo 20:30, allora c'erano sempre gli spot che ricordavano il film con questa sera alle 20:30 su 20:30, poi hanno fatto 20:25, non so se addirittura 20:20, adesso quello non mi ricordo. Adesso invece succede che mandano avanti un programmino superficiale, così, qualche telenovela, qualcosa, fino alle 21:20, e poi inizia, no, la prima serata, e quindi la prima serata arriva fino a volte anche sotto mezzanotte. Ecco che prima, quando iniziavano alle 20:30, poi verso le 22:30 finiva la prima serata, ecco che la gente cominciava a cambiare, e allora anche le TV locali riuscivano a riprendersi un po' di ascolti. Adesso invece uno è stato fatto apposta, e uno si sintonizza alle 8:30 e rimarrà sempre fino a mezzanotte su quel canale, cioè le hanno studiate di tutti i colori, ecco, questo. La comunicazione, insomma, è il loro pane, insomma.
Sì. Quindi non è il mio, quindi però Ma io vorrei dire sempre ai gestori che io mi ritengo di quella categoria, ai gestori delle televisioni locali, radio locali, no? Che sono alla pari dei network, perché bene o male entrano nei televisori in ugual misura, anche se sono frequenze diverse, ma non importa, loro entrano sempre nei televisori. Quindi se sanno proporre una bella prima serata, no? Con poca pubblicità, ad esempio, ecco che io credo che a lungo andare la gente comincia magari a scegliere e rivalutare bene la TV locale e riportarla nei tasti più comodi del telecomando. Ecco, questo sì, insomma, perché qui in Italia purtroppo le TV locali non sono tutelate per niente, stanno scoppiando un po' tutte. L'ultima Eden TV, poco prima Rete 3 DGS. Okay, che quest'ultima, anche Eden TV, ci metteva in onda il nostro settimanale Planetology Report, quindi anche noi abbiamo avuto, come dire, una perdita, no? Perché chiaramente Rete 3 ci copriva una buona parte della costa calabrese, Eden TV tutto il Veneto, e non solo, andava anche verso faceva tutta la zona ultimamente del lago di Garda, eccetera. E quindi è stato un peccato che queste sono venute a meno. E purtroppo noi ne prendiamo atto, perché qui in Italia le TV locali danno fastidio a qualcuno, ecco, mentre in altri stati vengono tutelate, anche in Slovenia stesso hanno fatto spostare delle frequenze italiane per dare visibilità a delle TV private giù della Croazia e della Slovenia, per esempio, quindi credo Montemaggiore e Montenanos. Infatti qui arrivano, le prendiamo ben, pensa a Rosario, qui a Venezia si ricevono molto bene, addirittura con l'antenna puntata dalla parte opposta, cioè verso ovest, e loro entrano e il loro segnale arriva da est, quindi da dietro l'antenna, no? Dove c'è anche avrebbero anche un'attenuazione, eppure entrano bene, le agganci benissimo. No, le nostre televisioni invece, le nostre TV locali stanno scoppiando tutte. Questa è un'altra cosa che io mi sono segnato, no? Che purtroppo accade. Speriamo bene che con questo governo ci sia un po' più di attenzione anche per le realtà delle emittenti locali, che bene o male nel loro piccolo danno anche lavoro, quindi mai come oggi c'è bisogno di nuovi posti di lavoro con questa crisi che abbiamo, ci sono i giovani che sono praticamente per le strade, che non sanno nemmeno loro come crearsi un futuro, una programmazione per il futuro, oppure magari sono costretti ad andare all'estero come, non so, mezzo secolo fa, ma stiamo scherzando. E quindi ecco, anche la realtà delle TV locali può essere importante proprio anche per dare lavoro. Invece no, dagli anni 80 fino ad oggi è stato fatto un bel lavoro per rastrellarli via tutte le frequenze, primo, e secondo, per cercare bene o male alla fin fine di metterle sempre più in difficoltà. E quindi i risultati sono nefasti. Questa è la realtà che noi fotografiamo purtroppo e denunciamo qui, ora. Va bene, Rosario, se non hai da aggiungere Voglio qualcosa. finire, sì, no, voglio finire con una notizia che diciamo mi rattrista, questa notizia, perché comunque fanno parte della nostra nazione, sono i morti sul lavoro. Eh sì. Ieri un altro Parlo tedesco adesso di a Mestre. informazione, sì, l'INAIL dice che nel 2017 c'è stato il minimo storico, nei primi 5 mesi del 2018 le vittime sono in aumento del 3,7%. Cioè, l'anno scorso gli incidenti fatali sono stati 617, che erano in calo del 2,8% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2012. Da gennaio a maggio di quest'anno le denunce di infortunio con esito mortale sono già 389 e sono risultati irregolari oltre l'89% delle aziende controllate. Quindi speriamo che anche su questo campo, vedete cari amici, insomma, c'è da capire. Queste sono aziende che sono morti in Italia, operai italiani, dipendenti di aziende che muoiono per portare il pane a casa, muoiono sul posto di lavoro. E per colpa anche molte volte per delle irregolarità sul posto di lavoro. Quindi. Vorrei vedere, me la butto lì così in maniera provocatoria, vorrei vedere quando ripristineranno il contratto di formazione. Adesso io sono lì che sto cercando di informarmi su queste cose, ma la cosa che più mi interessava è capire anche
che è un discorso che dovremmo prendere a parte, riguardo il taglio dei vitalizi alla casta, che questo governo sembra che voglia metterci mano, insomma, che già abbia fatto un testo per questo. Ma attento, è partita l'associazione di. Attento, perché appunto gli ex parlamentari sono sul piede di guerra. Sì, sì, ha detto che chiederanno i danni a voi, cioè se ha approvato il testo chiederemo i danni a voi, si è scritto l'articolo sul giornale. Allora, dal televideo c'è una notizia anche riguardo a questa cosa qua, la diciamo giusto in conclusione. Allora, ex parlamentari contro taglio ai vitalizi. L'associazione degli ex parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera sul taglio dei vitalizi degli ex deputati, minacciando un'azione civile e amministrativa nella quale sarebbero chiamati a rispondere personalmente e patrimonialmente i componenti dell'ufficio di presidenza, compreso il presidente Roberto Fico. Lo hanno annunciato i dirigenti dell'associazione, tra cui il presidente Falomi. La smettano con le minacce e uno schiaffo alla miseria, replica Di Maio, quelli sono privilegi rubati e non diritti acquisiti. Staremo a vedere anche su questo aspetto. Comunque, staremo a vedere anche su questo aspetto. 23:15. Benissimo, siamo andati molto oltre, caro Massimo, però spero che i nostri amici non si siano annoiati. Abbiamo cercato di mettere, diciamo, quanto più carne a fuoco, nel senso che con queste informazioni avete modo di pensare e di cercare di capire anche voi. Ragionate con la vostra testa, che è importante, cari amici. E non ragionate mai con la pancia, ma con il cuore. Vai, Massimo, per il finale. Sì, abbiamo messo degli elementi, abbiamo aperto degli spunti riflessivi che poi ognuno può attrarre le proprie conclusioni. 23:16, termina qui Osservatorio Antimafia, in studio Venezia Pineta Oggi TV Massimo Bonella, in studio a Treviso, a Radio Sirius, in regia centrale c'è Rosario Moreno, che è anche l'editorialista di RST Radio Sirius TV Online All News, che fa riferimento alla testata giornalistica pinetaoggitv.net, appunto diretta dal sottoscritto. Vi auguriamo una buonanotte anche a te, Rosario. Grazie. E naturalmente un buon proseguimento con la nostra programmazione. A presto.